Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, si riaccendono i microfoni nella redazione del nostro giornale per un nuovo numero del notiziario ADI. Siamo pronti per le breaking news dal mondo evangelico per approfondire l'attualità alla luce delle scritture. In apertura diamo uno sguardo al disastro provocato nei giorni scorsi dalle avverse condizioni meteo in Toscana. Si contano ancora i danni e il lavoro di ripulitura richiede lunghi tempi e si è reso necessario l'intervento dei mezzi dell'esercito. Dalle forti piogge cadute a partire dall'inizio di novembre ad oggi la Toscana è in forte disagio principalmente nella provincia di Firenze, in modo particolare a Campi Bisenzio. Gravi danni si sono registrati anche a Prato e provincia e così anche nel Pistoiese, specialmente nel comune di Quarrata. Le immagini delle strade sommerse e delle abitazioni danneggiate hanno suscitato preoccupazione e solidarietà da parte di persone di tutto il mondo. Le autorità locali e soccorritori stanno lavorando instancabilmente per affrontare la situazione di emergenza. Le evacuazioni sono state necessarie in alcune zone a rischio e le squadre di soccorso hanno prestato assistenza alle persone in difficoltà. Il supporto delle forze dell'ordine, dei volontari e delle organizzazioni di soccorso è stato fondamentale per affrontare l'emergenza. Le squadre operative dei vigili del fuoco delle varie province toscane colpite hanno effettuato quasi 7.000 interventi. Dal punto di vista materiale, anche alcune famiglie di credenti hanno subito dei danni e qualche famiglia ha subito danni davvero ingenti. Anche se le stime dei danni sono ancora in fase di revisione, intanto le chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia hanno attivato un canale di aiuti a sostegno dei tanti alluvionati. Chiunque desidera potrà inviare la propria libera offerta al fondo SEAS, Servizio Evangelico Assistenza Sociale, presso la Cassa Nazionale. Tutti i dettagli sono disponibili all'indirizzo www.assembleedidio.org/donazioni. Ripetiamo, www.assembleedidio.org/donazioni. Un appuntamento di preghiera. Voltiamo pagina e parliamo ora di un'iniziativa spirituale a carattere europeo. Seguiamo. Preghiamo per l'Europa. Questo l'invito del pastore Marek Kaminski, presidente della Pentecostal European Fellowship, la comunione pentecostale europea. È necessario che preghiamo insieme perché il Signore ci visiti e mandi lo Spirito Santo per salvare ancora in questo continente, continua il pastore Kaminski, invitando le comunità pentecostali d'Europa a raccogliersi in preghiera per questa richiesta specifica per domenica 12 novembre. La PIF si configura come un network, appunto, una comunione di denominazioni pentecostali nazionali che collaborano per raggiungere l'Europa con la buona notizia del Vangelo attraverso appuntamenti di preghiera e programmi di evangelizzazione. Il programma organizzato il 12 novembre, chiamato Europe Prayer Sunday, è in concomitanza con le chiese italiane e delle altre nazioni regolarmente impegnate nella propria riunione di culto. Come ogni altra iniziativa che favorisce la consacrazione e il consolidamento della fede in Cristo, anche questa è una preziosa occasione per pregare anche per il nostro continente. Riprendiamo la linea qui in studio per il secondo appuntamento con il pastore Elio Varricchione per un altro focus sul movimento pentecostale. In questo numero del notiziario ADI ci occupiamo ancora del movimento pentecostale, riprendendo quanto è apparso sulla rivista Risveglio Pentecostale, con un articolo a firma del pastore Elio Varricchione, membro del Consiglio Generale delle Chiese ADI e pastore della Comunità di Milano, via delle Forze Armate. In questo secondo episodio il pastore Varricchione fa riferimento al fuoco di Dio, figura dello Spirito Santo, come l'unico che deve contare per la nostra vita spirituale, senza essere attirati da tanti fuochi estranei. Vi presentiamo quindi una riflessione sull'autenticità dell'esperienza pentecostale. Tutti sappiamo bene che una volta nelle case c'erano i caminetti a legna. Parlo di quelli col fuoco vero, quelli che servivano a scaldare e a raccogliere la famiglia. Oggi invece sono piuttosto diffusi i caminetti finti. Sono quelli che riproducono in maniera elettrica un effetto fiamma. Sono belli da vedere. Hanno l'apparenza del fuoco, ma il fuoco vero non l'hanno mai visto. Così è per il fuoco di Dio. Quello autentico lo riconosci perché scalda e perché brucia. Ci possono essere delle eccezioni, ma in genere il fuoco di Dio si manifesta fin da prima della Pentecoste. Inizia col ravvedimento e prosegue lungo tutto il cammino di santificazione del credente, ogni giorno. Questo fuoco manifesta la sua autenticità quando produce degli effetti che si vedono. Dove si vedono?
nella nostra crescita morale e spirituale. Sì, perché il vero fuoco di Dio brucia dentro e brucia fuori. Quando noi avviene questo, si sprigiona quel forte desiderio di piacere a Dio, tanto da poter dire che anche senza Pentecoste si entra nel cielo, ma senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E il Signore talvolta è anche un fuoco consumante. Tutto questo ha a che fare con la nostra relazione privata con Dio. Ma veniamo a quella pubblica, a quando la Chiesa si incontra e offre a Dio il proprio culto. Per capirci, quello che Gesù vuole in spirito e verità. Ora, ci sono due modi. Il primo è quello di fare da spettatori. Ci possiamo fare coinvolgere, di più o di meno, anche emozionare, ma siamo sempre spettatori. È un po' come mettersi di fronte al caminetto finto e trovare piacere nell'osservare le sue faville artificiali, ben rappresentate, inserite in una cornice coreografica eccezionale. Ma è sempre finto e noi siamo sempre soltanto spettatori. Il secondo modo è quello di essere portatori di legna per alimentare con la nostra offerta il culto a Dio, non da soli o in solitudine, ma insieme ai nostri fratelli di fede. Si può dire che mentre il nostro cuore si scalda alla presenza di Dio, la nostra sincera e autentica partecipazione scalda il cuore di Dio? Credo che si possa proprio dirlo. Allora è facile concludere che il fuoco è autentico quando Dio manifesta la sua approvazione e quando i suoi effetti non si esauriscono subito dopo, come per i cosiddetti fuochi di paglia. Termina qui il notiziario Adi. Questa edizione è già pubblicata e disponibile su Spreaker.com e sui nostri canali social di Facebook e YouTube. Potrete ritrovare i nostri aggiornamenti anche sull'app Adi di MRT e scaricandola gratuitamente sarà possibile ascoltare Radio Evangelo e le rubriche di Adi audiovisivi. Altri contenuti sul sito www.assembleadidio.org. Grazie per l'ascolto, ci diamo appuntamento al prossimo numero del notiziario Adi, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.